Le nomination del campionato di eccellenza, perché adesso è il momento di incominciare a parlare probabilmente della categoria più importante, no? Le nomination del campionato di eccellenza sono quelle più attese perché c'è tanta bagarre, siamo quasi a un passo dei professionisti, pertanto viene sempre molto difficile assegnare, però anche quest'anno ci siamo riusciti. Ed iniziamo subito con il ruolo del portiere. Vado subito a chiamare ed invitare qui sul palco Gabriele Ferna dello Sport Club Palazzolo, Pietro Iacono Canicattì Calcio e Virgilio Vitale del Biancavilla Calcio. Ciao, tre portieroni, mamma mia! Biancavilla, Canicattì e Sporting Palazzolo, stagioni assolutamente di grande qualità, ma soprattutto tre portieri imbattuti e tutte e tre tra l'altro insomma ancora con un'idea ben precisa di vincere, perché insomma il vostro curriculum parla chiaro, tante vittorie, anche tante nomination, anche quest'anno per qualcuno, Gabriele lo rivedo per la prima volta, mentre invece tu se non sbaglio hai vinto qualche edizione, anche tu Pietro, insomma grande esperienza. Siamo pronti, dobbiamo consegnare a questo punto il nome della targa, nel frattempo mi tieni questo, poi me lo ridai, apro la busta. Miglior portiere del campionato di eccellenza stagione 2018-2019, Pietro Iacono Canicattì. Allora Pietro, che dire, il Canicattì quest'anno ha disputato una stagione pazzesca, un passo dalla finale di Coppa, ancora in gara, una stagione da incorniciare, anche se davanti a voi c'è stata un'Licata quasi imprendibile, ma voi siete stati imperterriti, avete continuato a regalare un sogno anche alla bella realtà di Canicattì. Assolutamente, ringrazio il riconoscimento per questo ruolo, ringrazio tutti per avermi nominato. Niente, diciamo che dobbiamo raccogliere adesso, abbiamo seminato tante stagioni, abbiamo trovato sulla nostra strada diverse squadre che ci hanno messo in difficoltà, il Licata soprattutto che è una grandissima squadra, ha dimostrato e ha vinto meritatamente, i numeri parlano chiaro. E adesso siamo in finale con il Biancavilla, ieri c'è stata una partita dura, difficile. Aspettiamo il ritorno per giocarci le nostre carte e soprattutto per regalare una città che freme, una città che ha voglia di rinascere sotto il piano sportivo, e ieri ci hanno seguito in massa 1000 persone in trasferta, non è da tutti, forse non è neanche nelle categorie superiori, quindi cercheremo di regalare qualcosa di importante a loro e alla nostra dirigenza. E sono sicuro che ci riuscirete, perché insomma Canicattì ha veramente fame di grande calcio, così con bocca al lupo per tutto, complimenti, sempre più imbattuti, sempre più imbattuti, grazie. Ci siamo, è il momento di conoscere gli allenatori del campionato di eccellenza che vanno in nomination, quale migliore appunto della stagione, ed invito qui sul palco Giovanni Campanella dell'Licata Calcio, Nicola Terranova Canicattì Calcio e Salvatore Utro Marina di Ragusa. Ciao Giovanni, grazie per essere stato presente quest'anno. Nicola, si conoscono bene, ciao Nicola. Venite da questa parte, venite. Che parterre di allenatori, ciao Salvatore. Che parterre. Allora, per conoscere il nome del vincitore, spostiamoci verso quella parte, grazie. Io invito qui sul palco un giornalista, scrittore, grande amico di Penalty e dei Penalty Awards, Francesco Santocono, reduce tra l'altro, insomma, di un viaggio in Egitto, lui grande egittologo, ma amante dello sport e del calcio in modo particolare. Ciao. Vince Giovanni Campanella. Oh, Licata Calcio! Lo consegniamo a Francesco, sarà lui stesso a consegnarla a Giovanni Campanella, allenatore del Licata vincente del girone A del campionato di promozione. Giovanni, è stata una stagione pazzesca, ma cioè spiegatemi, intanto passiamoci un po' più avanti. È stata una stagione veramente. Ma pensavi veramente di fare una stagione così piena di numeri?
Sinceramente no. È stata una bella stagione, grazie anche a delle rivali abbastanza agguerrite come il Canicattì, che ci ha dato filo da dolce fino all'ultimo. Poi avete messo la freccia e siete andati via. No, vabbè, ma la stagione è stata molto competitiva. Hola, non è finita ancora per te la stagione, sappiamo, però è anche vero che insomma, il tuo curriculum parla chiaro, qualche campionato vinto insomma, ce l'hai e siamo contenti di averti in nomination. Rimane a prescindere da tutto una stagione da secondo posto, una coppa vinta, quella siciliana, e ancora insomma, l'ultimo sprint per agganciare la Serie D. Sì, è stato un campionato vincente che meritatamente vinto l'Italia. È chiaro che noi ancora abbiamo la possibilità di approdare in Serie D, ieri abbiamo preso il primo tempo della partita, domenica ci sarà il prossimo, cercheremo di regalare questo sogno a una città e a una società che si merita sicuramente questo premio. Siamo contenti perché Canicattì veramente lo merita tantissimo. Salvatore, l'anno scorso vincente Coppa e Campionato, quest'anno il miracolo è continuato perché il Marina di Ragusa ha dimostrato con un bel gruppo, una bella situazione dirigenziale di poter comunque competere alla grande con tutti. Tanto buonasera a tutti. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Abbiamo fatto un campionato straordinario, due anni importanti, attraverso la mentalità e la perseveranza. I premi che abbiamo ricevuto oggi, ma soprattutto le parole degli addetti ai lavori, degli atleti che abbiamo incontrato, sono la manifestazione e la stima più importante, perché poi il campo e i valori che riconoscono i tuoi avversari e tutti i componenti che fanno parte di questo sport sono le gratificazioni più importanti, quindi ringrazio tutte le persone che stasera sono venuti qua e hanno espresso dei pensieri importanti per quello che riguarda il Marina di Ragusa. Grazie Giovanni, grazie Nicola, grazie Salvo, grazie, grazie. Francesco, ultima premiazione, il momento di conoscere i dirigenti del campionato di eccellenza, vanno in nomination e ci raggiungono qui sul palco soltanto due sui tre nominati, perché Claudio Cammarata ha avuto un imprevisto, quindi non sarà presente questa sera qui sul palco. Per intanto invito Angelo Licata, presidente del Canicattì Calcio, e Cesare Sorbo, direttore sportivo del Marina di Ragusa. Grande Angelo Licata del Canicattì Calcio. Grande Cesare. Allora, ad essere sincero, è un'accoppiata, manca Claudio Cammarata, però in questo caso abbiamo messo un'accoppiata importante perché abbiamo la gioventù, con grande rispetto per Cesare, ci mancherebbe, e la voglia di mettersi in gioco in una bella realtà come Canicattì, e la saggezza, la sagacia importante nel calcio dilettantistico di Cesare Sorbo, che da qualche anno si è rituffato agganciando già grandi soddisfazioni proprio con il Marina di Ragusa. Una persona che forse in questo momento è poco conosciuta nell'ambiente del calcio dilettantistico, però il papà era il mitico presidente dell'Icata Calcio, che arrivò a regalare un sogno a tutti i siciliani, una Serie B incredibile. Parliamo di Licata d'Andrea ed invito qui sul palco suo figlio Massimo Licata d'Andrea per conoscere il nome del vincitore e consegnare appunto il riconoscimento quale miglior dirigente della stagione 2018-2019. Sarà lui a darci il nome del dirigente, lui figlio di un dirigente, di un presidente che ha veramente regalato un sogno ad una Sicilia che nessuno poteva mai immaginare di vivere una Serie B che quasi 30 anni fa, e forse anche di più, non è certamente quella attuale. Intanto ti ringrazio per l'invito, sono venuto proprio perché volevi onorare questa cosa. Stato di eccellenza. Allora, miglior dirigente 2018-2019, Angelo Licata, Canicattì Calcio. Canicattì Calcio, consigliamo a Massimo Licata d'Andrea la targa, in modo che così sarà lui stesso a consegnarla al presidente del Canicattì, Angelo Licata, eccolo qui. Presidente, beh, non è ancora finita la stagione, ma siamo doppiamente contenti che avete veramente regalato un sogno al pubblico siciliano, un sogno soprattutto a questo paesino che più
che poi tanto paesino non è ormai, è diventata quasi una città possente. Sì, una città importante, con una storia calcistica importante, stiamo cercando di ripercorrere un pochino questa storia, con non poche difficoltà, perché abbiamo anche dei problemi a livello di struttura, quindi di stadio, però ci mettiamo tanta passione, tanto amore e non solo, e quindi dobbiamo fare qualcosa di importante. Quando c'è la passione sicuramente i risultati arrivano con grande sacrificio. E grazie, vi ringrazio, grazie Presidente, grazie Cesare, in bocca al lupo per tutto il proseguo della stagione. Aspetti un attimo Massimo, perché abbiamo anche per lei un modo per immortalare la sua presenza qui ai Penalty Awards. Grazie ancora e grazie per aver raccontato un po' il calcio del passato.